Va bene, allora. Innanzitutto, onorevole Tremonti, dobbiamo chiamarlo candidato premier? Lo chieda agli italiani. Lei sarebbe disponibile? Vediamo agli italiani. Poi? Allora, per quanto riguarda questa campagna elettorale, per lei anche alcuni appuntamenti nuovi, come sta affrontando la campagna elettorale che è frastagliata per certi versi? E la campagna che affronta a me, cerco di nuotare e sopravvivere. Ieri Bersani l'ha definita surreale perché ha detto lei è il candidato per la Lega al Sud, cosa risponde? Che sono orgoglioso di essere candidato al Sud, che Bersani si faccia gli affari suoi, nella lista ci sono moltissimi giovani del Sud, fighetta, giacca e cravatta come quelli di Bersani e di Renzi, gente molto normale, in maglietta, giacavento, che si candida. Penso che finita questa campagna ci presenteremo autonomi. In ogni caso, rispetto a gente che vive di politica, la casta che vive a Roma a spese del Sud, è meglio un ragazzo del Sud che si candida contro la casta di Roma. Senta, Maroni ha fatto, io l'ho visto, ha fatto per molti anni il ministro del lavoro e della sicurezza e solidarietà sociale. Ha fatto per molti anni il ministro degli interni, in anni molto difficili, e quindi ha una base di esperienza stellarmente superiore a quella del suo avversario. Pensi che per amministrare una regione che è grande come uno Stato magari serve anche un po' di esperienza amministrativa o no? Guardi, in realtà ormai è la sfida dell'Europa. L'Europa nei sogni all'inizio è l'Europa Europa, non è sugli Stati. Gli Stati sono quelli che hanno causato due guerre devastanti. L'idea vera dell'Europa è i territori, le regioni e l'Europa. Gli Stati finiranno, si vede ancora la luce, ma si è spenta la stella. Guardi, sicuramente no, anche perché non lo farebbe più nessuno, perché essendo stato tassato la seconda volta, nessuno lo farebbe mai più. Però conosco qualcuno che l'ha fatto e non lo dice, che ha incarichi molto importanti di governo. Lo chieda un po' in giro dentro il governo se l'hanno fatto loro. Io non l'ho mai fatto. Ha capito il messaggio? Chieda in giro, chi ha fatto lo scudo? Io non l'ho fatto. Io l'ho fatto perché pensavo che fosse utile al Paese e non lo rifarei più, non lo rifarà più nessun italiano, c'è qualcuno che predica contro che l'ha fatto, lo chieda un po' in giro. Proprio sullo scudo fiscale la Svizzera, in particolare il Ticino, l'aveva attaccata. Senta, lo dica agli svizzeri. Basta. Altre domande? Come fare per non i frontalieri italiani che vanno a lavorare in Svizzera erano rimasti coinvolti nel problema? Perché erano guardi, il trattato è valido e usare il trattato e i frontalieri come ostaggio è contro i principi del diritto internazionale. E se ci fosse qualcuno che li fa valere sarebbe ora. Il ministro Comasco Passera non ha fatto niente neanche per l'Italia.